Ciao a tutte ragazze, mi chiamo Claudia e oggi sono qui per raccontarvi un po' della mia vita. Sono nata l'8 marzo del 1996 da mamma Cinzia e papà Alfredo. Appena nata, ovviamente, iniziai a strillare come una matta e diciamo che non mi fermai per circa 5 anni. Ero molto capricciosa e i miei genitori, mischini, erano disperati perché strillavo troppo. I primi 2 anni della mia vita li ho vissuti in una piccola casetta di campagna, esattamente a Pedara, con i miei genitori e i miei 3 nonni, ai quali sono molto legata. All'età di 2 anni e mezzo, i miei decisero di non farmi rimanere più sola, così magari smettevo di strillare, e mi diedero un fratellino, Giovanni, a cui voglio molto bene. Nello stesso periodo però mio nonno si ammalò e morì. Io non mi ricordo molto bene, però i miei genitori mi hanno sempre detto che gli volevo un mondo di bene. Gli anni continuavano a passare e le mie urla si stavano ormai placando. Adesso potevo sfogarmi con il mio povero fratellino. Mi ricordo che lo costringevo a giocare con me in modi assurdi. Mi dispiace molto per la sua infanzia. All'età di 3 anni, i miei genitori, disperati, decisero di iscrivermi all'asilo nido per non sentire più le mie urla. L'anno successivo iniziai ad andare all'asilo e lì incontrai quella che sarebbe diventata la mia migliore amica, Chiara. Fin dal primo giorno mi è stata subito simpaticissima, infatti abbiamo immediatamente legato e poi siamo rimasti insieme per moltissimo tempo. Gli anni continuavano a passare e all'età di 6 anni la mia vita si divise in due parti. Da un lato mi iscrissi alle elementari, ovviamente sempre in classe con Chiara, fino alle medie e alle superiori. E dall'altro lato, insieme a una mia amica, all'età di 6 anni, decidemmo di andare a provare uno sport del quale non avevo mai sentito parlare, la ginnastica ritmica. Era uno sport stupendo e mi piacque subito. Dopo circa un annetto, le mie allenatrici decisero di farmi passare al gruppo delle agoniste. Così, nel 2004, partecipai alla mia prima gara di squadra. Da lì in poi fu tutta una calata. Miglioravo sempre di più e ottenevo quasi sempre buoni risultati, però la fatica si faceva sentire. Tornando all'altro lato, dato che ormai ero diventata brava in quello sport e le mie ore di allenamento aumentavano sempre di più, non avevo più molto tempo per stare con le mie amiche e questa cosa mi faceva stare male. Dall'altro lato, la mia vita dell'atleta mi piaceva molto. Viaggiavo sempre e partecipavo a molte gare facendo uno sport che amavo, solo che non avrei resistito ancora per molto tempo. All'età di 12 anni partecipai ad uno stage e mi presero per entrare a far parte degli allenamenti nazionali. Questi poi mi avrebbero dato la possibilità di partecipare a gare più importanti come i mondiali e la Coppa del Mondo. Quella è stata l'esperienza più bella e più dura della mia vita fino ad adesso. Purtroppo però durò solo 2 anni. Per poter fare risultati migliori avrei dovuto trasferirmi al nord, lasciare la mia famiglia, i miei amici, fare meno ore di scuola e passare tutto il tempo in palestra. Non ero pronta per affrontare tutto questo a solo 13 anni, quindi per una serie di cose decisi di mollare tutto e di ritirarmi. Iniziai così a passare più tempo con le mie amiche che avevo trascurato per lo sport e tornai alla mia solita vita. Il tempo continuava a passare. Nel frattempo era passato anche l'anno della pubertà e del mio essere un mostro e diciamo che al terzo anno di liceo imparai ad apprezzarmi di più. Mi tolsi l'apparecchio e iniziai a curare di più il mio aspetto fisico. La nostalgia dello sport però si faceva sentire e dopo 3 anni decisi di ritornare, anche se non era più come prima. Adesso ero più grande e capivo molte più cose. Arriviamo al quinto anno, l'anno forse più bello degli ultimi tre. I primi due non li conto perché ero ancora in una fase di sviluppo. L'ultimo anno di liceo secondo me è stato il migliore, sia perché era l'ultimo, sia perché l'ho vissuto in modo diverso rispetto agli altri. Diciamo che, come la maggior parte di voi sa, il 6 gennaio mi sono fidanzata con Andrea. C'erano stati dei precedenti, però via vedo tutta la tiritera e arrivo subito alla parte bella. Dopo una serie di cose abbiamo deciso di provarci e ancora adesso, dopo 9 mesi e mezzo, stiamo insieme e siamo molto innamorati. In questi mesi che sono stata con lui ho scoperto tantissimi lati di me che non avevo idea ci fossero. Sono davvero felice di stare con una persona come lui. Comunque, tornando al quinto anno, una cosa che mi è piaciuta molto è stato il viaggio che abbiamo fatto a Praga, dove quasi tutti eravamo con la febbre, però è un viaggio che non scorderò mai e che ricorderò per sempre. Poi vabbè, gli esami, lo studio disperato per la terza prova, il panico più totale per la seconda e il quasi suicidio per gli orali. Però sarà comunque un anno che ricorderò per sempre.
Ancora però non vi ho detto la cosa più importante. Ad ottobre dell'anno scorso ho iniziato ad intraprendere insieme alla mia amica Chiaretta questa avventura qui su YouTube. E devo dire che è stata la scelta migliore che potessi prendere. Penso che non smetterò mai di ringraziarvi per tutto. Qualche giorno fa una di voi mi ha detto abbracciandomi che era molto orgogliosa di noi. Beh, noi siamo felici di rendervi tali. Non sapete quanto mi rendano felici le vostre parole. Non smetterò mai di ringraziarvi. Adesso siamo nell'inverno del 2015 e la prossima settimana inizierò finalmente l'università. Sono agitatissima ed emozionata allo stesso tempo, non vedo l'ora di iniziare. Bene ragazze, il video è finito qua. Spero lo abbiate apprezzato. Noi ci vediamo al prossimo, un bacione.